Questa mostra è un dialogo fra il lavoro di un grande fotografo storico, Edward Weston, e alcuni disegni di artisti minimal americani. Abbiamo voluto mettere insieme queste opere per innescare una nuova lettura di entrambe, innanzitutto naturalmente del lavoro di Weston. Quello che abbiamo voluto sottolineare attraverso questo accostamento, attraverso questa combinazione, è innanzitutto la serialità, la ripetitività, la ripetizione del lavoro di Weston, che lavorava su questo concetto. Naturalmente Weston e gli artisti minimal non si sono conosciuti. Weston ha lavorato nella prima parte del Novecento e naturalmente gli artisti minimalisti americani nella seconda parte dello stesso secolo. E sostanzialmente non si sono influenzati, vuol dire che i minimalisti non hanno guardato al lavoro di Weston. Eppure esiste una sorta di consonanza tra le opere di questi artisti. La ripetizione che sta naturalmente nel lavoro dei minimalisti e la loro modularità, no, che costituiva il loro processo lavorativo, si ritrova nel lavoro di Weston nel momento in cui pensiamo proprio al suo procedimento, alla sua modalità di azione. Weston, per esempio, realizzava più scatti, più immagini di uno stesso soggetto. Oppure Weston chiedeva allo stesso soggetto di ripetere una posa, la posa frontale, ad esempio. Oppure chiedeva ai suoi soggetti di tenere un'espressione neutra. Ecco, tutti questi... questo schema che mette in pratica Weston è un vero e proprio modulo che si ripete esattamente come accade per ciò che riguarda l'opera degli artisti minimalisti. Nel caso di Weston abbiamo deciso in questa mostra di selezionare esclusivamente dei ritratti. Si tratta di una produzione molto particolare, se vogliamo, di questo artista, che è più conosciuto per immagini della natura o d'altro tipo. È una produzione molto particolare, ma era anche la più presente all'interno della collezione da cui abbiamo estratto questi lavori, che è una collezione svizzera-americana di Philippe Rosella Rolla. Abbiamo deciso di accostare disegni degli artisti minimal perché respirassero insieme in qualche modo. Voglio dire che gli artisti minimalisti come Richard Serra, come Donald Judd, come Sol Hewitt, che sono qui esposti, naturalmente sono maggiormente conosciuti per le loro sculture, che però avrebbero avuto una presenza troppo importante nello spazio, al cospetto delle piccole fotografie vintage, originali, d'epoca di questo. I loro disegni invece immediatamente e molto più facilmente si amalgamano con l'opera di Weston, si accostano, respirano allo stesso ritmo e quindi è stato possibile, no, innescare questo dialogo e fare in modo che questa nuova lettura si potesse finalmente innescare.